in quelli che sono stati fatti in precedenza pubblicamente abbiamo fatto la misura dell'energia sulla fase vapore, che è una misura un attimo più complessa, che quindi ha suscitato dei dibattiti a mio avviso abbastanza ingiustificati. La misura di oggi è una misura fatta con un principio molto più semplice, cioè al circuito primario del vapore è stato applicato uno scambiatore di calore tale per cui l'energia viene misurata sul circuito secondario che funziona con acqua allo stato liquido e di conseguenza la misura diventa molto più semplificata. Questo ha il vantaggio di essere inequivocabile per quello che riguarda la resa energetica, cioè la resa di energia termica. Un ICET come questo dovrebbe produrre dovrebbe avere una potenza attorno ai 3-4 kW. Noi abbiamo parecchi potenziali nuovi partner. Questo test non è stato fatto in quel senso, non è un test di orientamento commerciale, non sono presenti i nostri partner o i nostri potenziali partner. Assolutamente, questa è una leggenda metropolitana, noi abbiamo fatto parecchi test negli Stati Uniti, per noi negli Stati Uniti abbiamo la Leonardo Corporation che è la società che produce queste macchine, è negli Stati Uniti, ma noi negli Stati Uniti non abbiamo fatto assolutamente nessun test con la NASA. Io sono stato ricevuto dalla NASA, abbiamo avuto un colloquio, abbiamo avuto degli incontri, abbiamo avuto delle trattative, ma non è stato fatto nessun test. La macchina è stata disegnata, progettata e inventata dal sottoscritto. Il professor Focardi ci ha dato delle consulenze importantissime in termini di fisica nucleare, ma la macchina è stata inventata, sviluppata, progettata nel contesto della Leonardo Corporation. L'inventore della macchina sono io. Beh, abbastanza, perché quelle ricerche intanto furono fatte in maniera un pochino piuttosto artigianale all'interno dell'università, non furono mai finanziate, perché quel fenomeno, secondo l'opinione generale, non esisteva. In entrambi i casi si utilizzava e si utilizza l'idrogeno e il nichel, questi sono i componenti essenziali. Qui però ci sono degli additivi anche che facilitano il processo, che noi allora non avevamo. Poi non avevamo una conoscenza così avanzata del processo. Sì. Il motivo è questo, noi il fenomeno che fa funzionare l'Hecate è un fenomeno di fusione nucleare tra il nichel e l'idrogeno che avviene a basse temperature, le temperature che si stanno utilizzando qui dell'ordine qualche centinaio di gradi al massimo e sono reazioni nucleari. Bene, il mondo scientifico è convinto del fatto che le reazioni nucleari succedono solo nelle stelle. Molti colleghi continuano a non credere ai nostri risultati, perché secondo loro sono impossibili. Ora, questa loro idea è incredibile, perché si scontra con la scienza. La scienza dice che se uno dimostra le cose, ci sono. Il clamore è dato dal fatto che se questo funziona, per forza deve essere una nuova fisica, perché lo spazio dentro questo reattore, se ancora questa patata, non è abbastanza grande per avere combustibile, per produrre questo calore con una reazione chimica.
e quindi deve essere una reazione nucleare, perché solo le reazioni nucleari possono produrre così tanta energia in così poco spazio. Le reazioni nucleari hanno una potenza 1.000.000 volte più grande di quelle chimiche per atomo o per quantità di massa. E reazioni nucleari che producono questa energia in questo modo non ne conosciamo, quindi deve essere nuova fisica. Potrebbe risolvere un sacco di problemi al mondo, però poi metterebbe anche energia, metterebbe anche, diciamo, aprirebbe delle possibilità per trovare molte aree di ricerca nella fisica. In generale, quando nasce una nuova tecnologia, sappiamo per esperienza, per la storia della tecnologia, che è quasi impossibile immaginare l'uso finale di una invenzione tecnologica. Quasi mai riusciamo a beccare proprio dove va a finire. Laser, chi sapeva che il laser andava a finire nei lettori DVD? Ma nessuno, per dire una cosa solo. Neanche Edison, quando ha inventato il fonografo, pensava all'industria della musica. Quindi è impossibile a lungo termine capire, però a breve termine si può comunque capire, perché la tecnologia è talmente semplice in sé, produce calore e col calore possiamo sia scaldare ovviamente ambienti e anche raffreddare, perché con calore si può produrre aria condizionata. E col calore, una cosa importantissima che possiamo fare con calore è bollire acqua e togliere sale dall'acqua del mare. Quindi possiamo produrre acqua pulita in tutto il mondo. Già di per sé è una rivoluzione. Beh, questa è una tecnologia che indiscutibilmente può avere delle derivazioni, delle declinazioni importanti da una parte e problematiche dall'altra. Abbiamo avuto delle interferenze, però non tali da modificare il corso delle nostre operazioni. Il reattore, cioè il black box, dove succede la reazione che scalda tutto, presumibilmente si trova dentro un contenitore grosso come una patata, più o meno 50 centimetri cubi. E lì dentro non possiamo vedere. Va a scaldare una resistenza. E questa resistenza scalda il reattore o qualcosa dentro il cat in modo che la reazione comincia. In teoria, se ho capito bene, dovrebbe cominciare quando tutto c'è una temperatura di 60 gradi, una cosa del genere. Però adesso, come fatto l'esperimento adesso, l'energia elettrica viene messa nell'esperimento per un bel po' di tempo, per stabilizzare, se ho capito bene, la reazione, di modo che alla fine si può staccare l'elettricità e il riscaldamento elettrico alla resistenza. Adesso l'elettricità è stata staccata, all'inizio si stacca per 10 minuti, poi si riattacca l'elettricità e si stacca da 10 minuti in un processo che sembra necessario per rendere la reazione stabile. Dopodiché, ad un certo punto, hanno staccato l'elettricità del tutto, quasi del tutto, a parte un box di elettronica che consuma pochissimo, 100 watt come una lampadina, e sta andando avanti così da 2 ore più o meno. Io spero che potremo andare avanti in autosostentamento per altri 2-3 ore almeno. E allora a quel punto si spegnerebbe verso 10-11 mezzanotte, cioè tardi stasera spegniamo tutto. Dopodiché si va avanti anche per un po', perché anche se la reazione, anche se il modo di finire la reazione è togliere l'idrogeno, però va avanti per sé lo stesso, per un bel po' di tempo. Possiamo fidarci delle misure, quelle che vediamo. Cioè abbiamo un certo flusso d'acqua, un certo riscaldamento dall'acqua in entrata e dall'acqua in uscita. Se i valori sono giusti e fatti, presi in modo giusto, la potenza sarebbe intorno a 4-5 kW. Watt è potenza, energia è quanto si è accumulato durante un tot di tempo. No? Però la potenza che era emessa all'inizio, elettrica, era intorno a 2,5 kW, quindi metà della potenza che sta producendo in questo momento qua.
In teoria uno potrebbe dire, vabbè, abbiamo messo così tanto, tanta potenza per un tot di tempo, quindi tutta questa energia potrebbe essere immagazzinata e poi sfruttata dopo. Però se andiamo avanti in autosostentamento parecchie ore, quel discorso non rende più. L'esperimento di oggi è andato bene, sono abbastanza soddisfatto, anche se io ho visto durante l'esperimento di oggi dei difetti, delle cose da correggere. Direi no, ormai siamo a livello di rifinitura di ingegnerizzazione. No, il processo ormai lo sappiamo che funziona. Oggi abbiamo, voglio dire, personalmente mi consenta di dirlo, noi anche quando abbiamo fatto le misurazioni sul vapore eravamo perfettamente convinti di quello che facevamo e io sono tuttora perfettamente convinto della correttezza del modo di procedere. Prossimo passo è lo startup di questo impianto da 1 megawatt, dentro il quale stiamo parlando tutte e due.